Il punto più debole della versione ufficiale è certamente il crollo dell'edificio numero 7, poiché fino a quel giorno nessun edificio in acciaio era mai caduto per causa di un solo incendio. Il rapporto della Commissione per l'11 settembre, infatti, evita addirittura di nominare l'edificio come se non fosse mai esistito. Chi invece non sembra avere dubbi in proposito è Danny Jovenco, un olandese che si occupa proprio di demolizioni controllate. De onderste verdiepingen gaan eerst. Ja, en de rest staat er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nasprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dat heeft een team gedaan van experts. Sempre a proposito dello strano crollo della torre numero 7, l'11 di settembre è accaduto un fatto molto curioso. Nella sua diretta televisiva di quel giorno, la BBC inglese ha dato la notizia del crollo della torre numero 7, che si chiamava anche Solomon Brothers Building, addirittura una ventina di minuti prima che questa crollasse. Jane, what more can you tell us about the Solomon Brothers Building and its collapse? As you can see behind me, mentre la giornalista parla da New York, non si accorge che la torre numero 7 è ancora perfettamente in piedi. Sono infatti le 5 del pomeriggio e mancano circa 20 minuti al momento del crollo effettivo. La didascalia che compare sullo schermo in quel momento conferma il crollo avvenuto, mentre la torre, come si può vedere, è sempre perfettamente in piedi alle spalle della giornalista. Questo apparente paradosso in realtà ha una spiegazione abbastanza semplice. Quasi un'ora prima la CNN aveva già dato la notizia che la Torre 7 era caduta o stava cadendo. Naturalmente la Torre 7 è ancora al suo posto. È quindi probabile che la BBC, un'ora dopo, abbia creduto che la torre fosse già caduta e quindi ha dato la notizia come se fosse già avvenuta. Ma come si poteva sapere del crollo dell'edificio addirittura un'ora prima che questo avvenisse, quando nessun edificio in acciaio al mondo era mai crollato per un incendio e quello che aveva colpito la torre numero 7 non era certo dei più devastanti? Pare infatti che pompieri e polizia stessero facendo evacuare la zona addirittura dall'una del pomeriggio, perché sapevano che l'edificio sarebbe stato demolito. Sentiamo alcune testimonianze dalla strada. All I can attest to is that by noon or 1 o'clock they told us we had to move from that triage site up to Pace University, a little further away, because Building 7 was going to come down or being brought down. Did they actually use the word brought down, and who was it that was telling you this? The fire department, and they did use the word, we're going to have to bring it down. Keep your eye on that building, it'll be coming down. The building is about to blow up, move it back. All right, guys. We are walking back. There's a building about to blow up. Yeah, here's one of the guys who can tell you I'm okay, all right? Here, hold on. You want to call your mother or something? Don't worry about me. You need to make calls right now. All right, that's supposed to
here right now. You gotta get back from here. Mom, you know that, all right? You gotta get back. All right? Don't worry about me. You need to make calls right now. L'edificio 7 non è quindi crollato a causa di un incendio, come dice la versione ufficiale, ma sarebbe stato demolito intenzionalmente. Ma perché allora non raccontare subito la verità? E in quel caso, se le autorità americane ci hanno mentito per l'edificio numero 7, perché non dovrebbero averci mentito anche per tutto il resto?